1-0 a Brescia, 1-0 a Brescia che appunto ci fa portare a casa 3 punti conquistati direi meritatamente. Niente, sono contento perché a Brescia comunque è pur sempre un capaccio, nonostante vabbè, la squadra non sia che la strapotenza, vai, però niente, sono contento anche perché comunque è stato un, anche se diciamo è stato 1-0, però pur sempre una vittoria, una vittoria secondo me più che meritata nel solo tempo, perché nel primo, beh, essere onesti, nonostante magari uno non l'ha visto, dici di come, ho giocato anche a rigori, sbagliato, però primo tempo se si lascia stare i rigori e forse un altro tiro, se non sbaglio, ti sei fatti 2 o 3 tiri, ma così. Che Livorno nel suo tempo, diciamo, non è che era stato sottomesso, non è che è stato sottomesso dal Brescia, perché neanche il Brescia abbia fatto chissà cosa, però diciamo che se bisogna proprio dire chi è la squadra già un pochino meglio, un pochino, ma appena, era il Brescia. Livorno si vedeva un po' in difficoltà, anche perché tuttora c'è sempre quel discorso, questo per quanto riguarda il primo tempo, il suo tempo meno male, no, era poi ne parlerò, comunque, perché Livorno comunque c'ha bene o male tuttora inizialmente discorso che dissi nei commenti della partita contro il Cagliari, quello precedente, ovvero che sì, può fare possesso palla, però è sempre una conca, cioè entra un po' difesa, quando si può andare attacco si perde palla. Comunque, appunto, il primo tempo è andato sì. Poi parliamo del secondo tempo. Il secondo tempo, soprattutto con l'ingresso di Siligard, è avvantaggiato, che frate avvantaggiato io ignorantemente. Siccome avevo sentito di e basta, e ammetto che me lo ricordavo poco come giocatore, neanche stato a vedere cosa ha fatto. Io mi aspettavo tipo un colosso abnorme, invece è abnorme, cioè tipo c'ha le spalle l'armadio, però è vacillo in fronte a quello che mi aspettavo, però oh. Io ho visto giocare e può far comodo a Livorno se giochiamo ieri. Comunque, appunto, appena sono entrati i Siligard in vantaggiato, la partita è cambiata da così a così. Si è sferato svariate volte da andare in vantaggio prima del gol, che poi fra l'altro, cosa assurda, cioè potete loro e poveraggi aveva parato i rigori. Aveva fatto un'altra parata importante, su, appunto, vantaggiato, poco che era entrato, vedi, va. E poi se non sbaglio ha fatto anche altre osie. E poi ho preso il gol lì che di veraggio. Insomma, traversa, giù, schiena, go. Però io quella cosa che ho visto appunto è che meno male, nonostante l'assenza di Luci e Biagianti, ho tutte le luci, perché Luci, è uno che a Livorno serve per il pane, e si vede, perlomeno si vedeva quando giocava, la differenza a centroampo, anche se Moschera comunque tuttora non sta assolutamente facendo male, perché ieri Moschera ha fatto una partita più che dignitosa. Sono contento perché almeno così, magari facendo giù a Siligard, è avvantaggiato, che sembra che c'è già del feeling fra loro due, perché tipo c'è stata un'azione appunto dopo poi è andato avvantaggiato per vantaggiato, e un'altra per Siligard, dove diciamo i due si apiscano, cioè c'è tipo spizzini di testa, Siligard manca fino a fa go. Insomma, sono contento perché uno, perché Siligard poi alla fine è rimasto, e anche se magari c'è quel discorso che lui vuole andare via, che fra secondo me lui non è un giocatore della Serie B, cioè un dio che deve giocare nell'Inter, però non deve mai giocare nel Livorno, nel senso non deve mai giocare in Serie B, almeno, cioè secondo me il top era il Cesena, perché lui si vede che ha le caratteristiche di un giocatore più forte, cioè noi ci fa, è un lusso per noi Siligard, teniamocelo stretto caro Edoardo, anche se non vedrai mai il video, però ripeto, per la 15ª volta sono contento, perché ho visto che Livorno con l'entrata di qualche giocatore, più o meno con l'entrata, se fa giocare determinati giocatori, fa giocare in quel modo, il Livorno non gioca male, ecco. Quindi niente, io direi che prestazione della squadra, penso può essere cattivi, perché magari poi si montano troppo, come se appunto vedessero questi video, dai, penso un 6 e mezzo, 7, chi più chi meno ha già fatto una discreta partita, dai, e niente, e di altro cosa c'è da dire, diciamo sì, no, sa che era cavolata, però prestazione un po' sottotono, però di una persona che l'altra volta secondo me invece era stato uno di livelli un po' meglio contro il Carpi, Cutolo, non tanto perché ha sbagliato i rigori, anche se tra l'altro i rigori, cioè io sarò fatto male,
Io sono più uno per la potenza e per la precisione. Ora aspetta, cosa voglio dire? Non è che perché se tiri fuori tu la sai posizionare, ti va tutte le volte in domo. Però, cioè, nemmeno tirare, era una pietra il tiro di Cutolo. È stata una pietra, fra l'altro, minimamente angolata, e poi te tic. Insomma, questa volta, secondo me, è meglio che chiunque va a tirare rigore tiri piuttosto una bella sabongia, magari un po' più di potenza, anche se va un po' più alto, piuttosto la precisione. Però, vabbè, questa è la cosa mia, che poi uno può trovare, cioè, mi può trovare d'accordo. Niente, via, detto questo, non c'è di altro, perché penso che la roba, diciamo, è un po' più importante e essenziale, l'ho detto. Comunque, dai, comunque Livorno, fa sempre, nonostante un buon possesso, aveva un po' di rischi a me, perché fa tante volte dei passaggi alti da destra a sinistra e viceversa, però, diciamo, però c'è andata bene, ecco. Via, niente, finisce il video, ci si vede al prossimo video, va bene? Vai. Via, ciao a tutti. Dai, forza Livorno.